Dopo aver visto che un conduttore percorso da corrente genera nello spazio circostante un campo magnetico e aver visto il caso particolare del campo magnetico generato da un conduttore rettilineo ipotizzato infinitamente lungo, vediamo adesso la relazione, il reciproco influenzarsi tra due conduttori paralleli percorsi da corrente posti nelle vicinanze uno dell'altro. Schematizziamo l'esempio che vogliamo trattare. Quindi supponiamo di avere due conduttori paralleli posti nel vuoto, rettilinei, infinitamente lunghi. Quindi immaginiamo questo è il tratto che stiamo osservando, poi continui oltre. Questi due conduttori siano posti a una distanza reciproca pari a d, quindi d sia la distanza tra i conduttori. Conduttori paralleli, quindi questa distanza d è uniforme lungo tutto lo sviluppo dei conduttori. Poi supponiamo che i due conduttori identifichiamo il primo di sinistra come il conduttore A e l'altro come conduttore B e supponiamo che le correnti siano IA nel conduttore A e che sia IB la corrente nel conduttore B. Come abbiamo visto, il campo magnetico prodotto da un conduttore rettilineo uniforme nello spazio circostante ha un'espressione del tipo B uguale mu con 0 per I fratto 2 pi greco D, indicando con D in questo caso la distanza alla quale noi andiamo a prendere in considerazione il campo magnetico generato. Consideriamo il campo prodotto dal conduttore A. Quindi sia BA, chiamiamo BA l'induzione magnetica generata dal conduttore A nello spazio e la corrente nel conduttore abbiamo detto che sia la IA. Quindi il valore dell'induzione magnetica quindi questa è valore dell'induzione magnetica, il modulo creata a distanza d dal conduttore A che è percorso dalla corrente IA. Sappiamo che il verso del vettore BA risulta essere perpendicolare al piano che contiene il conduttore IA, in questo caso anche il conduttore B, quindi diciamo in questo disegno immaginatevelo tridimensionale, B entra in pratica nel piano formato dai due conduttori in questa direzione. Poi consideriamo un tratto di conduttore di lunghezza L del conduttore B che trasformiamo nel vettore lunghezza avente appunto
dimensione pari alla lunghezza che stiamo considerando del conduttore è verso nella direzione della corrente, noi sappiamo a questo punto che la forza magnetica che viene esercitata sulla corrente che circola nel conduttore B e quindi sul conduttore B stesso è dato dal, chiamiamola FBA, intendendo con le lettere quindi la forza che agisce sul conduttore di lunghezza L B per il tratto di lunghezza L del conduttore B dovuta alla presenza del campo magnetico generato dal conduttore A, questo sarà uguale alla corrente nel conduttore B moltiplicato per il vettore lunghezza prodotto vettoriale per il vettore induzione magnetica BA. Se applichiamo la regola della mano destra e quindi abbiamo che poniamo l'indice nella direzione di L, il medio nella direzione di BA, noi troviamo che la forza magnetica risulta essere una forza attrattiva, una forza di attrazione esercitata sul tratto di lunghezza L del conduttore B. Siccome i vettori L e BA sono tra loro perpendicolari, abbiamo anche che possiamo scrivere che il modulo di FBA sarà uguale a IB per L BA, essendo il seno dell'angolo compreso fra i due vettori L BA uguale a 1, essendo 90 gradi l'angolo, andando a sostituire in questa il valore di BA scritto sopra, avremo che il valore del modulo della forza è mu con 0 IA IB per L fratto 2 pi greco D. E questo appunto abbiamo detto essere il modulo della forza magnetica che viene esercitata su un tratto di lunghezza L del conduttore B percorso dalla corrente IB a causa del campo magnetico generato dal conduttore A percorso dalla corrente IA.